Politica interna, alla ribalta il PD dopo i risultati della votazione nei circoli, punzecchiature, punture di spillo fra i candidati, ma vediamo un po' con un noto cultore di politica interna che cosa è successo. Ci affidiamo a Marco Frittella, che come voi sapete è anche un volto noto della televisione italiana, del TG1. Allora, Marco, tu che Buongiorno, sei buongiorno Gianni, un buongiorno. capitano di lungo corso, dici innanzitutto i risultati e che commento trai dai risultati. Ma i risultati sono assolutamente, come abbiamo visto, favorevoli a Renzi, che arriva al 70%, quasi si sfiora il 70% dei voti dei circoli. Il risultato del suo maggiore competitore, cioè Orlando, sta intorno al 25-26%, e il resto lo prende Emiliano, il governatore della Puglia Emiliano, il quale per un soffio riesce a rimanere in partita e cioè riesce a concorrere anche al voto delle primarie aperte a tutti che si terrà il 30 aprile. Quindi queste erano le votazioni dei tesserati, il 30 ci saranno le votazioni degli elettori e dei simpatizzanti. Quindi forse si può dire che non è una vera notizia il fatto che Renzi abbia vinto, perché questo era abbastanza scontato. La domanda era quanto vince e bisogna ammettere che ha vinto tanto, cioè ha stravinto. Questa mi sembra la prima constatazione da fare, cioè Renzi ha in mano la stragrande maggioranza del partito e dei suoi militanti. Senti Marco Renzi. Ha detto in una dichiarazione, come dire, sottilmente polemica, quando si perde si ammette la sconfitta. Ecco, è praticamente più baldanzoso l'ex premier. Come ne esce? Rafforzato oppure, come dire, siamo andati un po' al di sotto delle previsioni. Tu che idea ti sei fatto? No, io penso che il 70% è una larga vittoria. Quando lui se la prende con quelli che non ammettono la sconfitta, cioè sostanzialmente con la sinistra interna, ciò che resta della sinistra interna, quella che non se n'è andata fuori con Bersani e con D'Alema, in effetti dice una cosa che è abbastanza vera, cioè la contestazione dei voti, la contestazione dei conteggi, eccetera, sono tutti elementi francamente spuri, cioè quello ha vinto 70 a 30, è chiaro che rivendica la propria vittoria. Il rischio che secondo me corre Renzi in questo momento è che dopo una vittoria di queste proporzioni, che probabilmente si ripeterà secondo me il 30 di aprile, più o meno nella stessa misura, lui rischia un altro esodo dal PD verso i dalemiani, verso gli scissionisti di pezzi di sinistra che a questo punto, vedendo che non c'è niente da fare, che il partito è in mano a Renzi, possono decidere di andarsene. Questo è un rischio perché indebolirebbe ulteriormente il Partito Democratico quando ci saranno le elezioni Ho vere, capito. le politiche. Il 30 aprile ci saranno le primarie. Ecco, si gioca un'altra partita, le carte sul tavolo sono sparigliate, oppure secondo te, il risultato non si discosterà molto da quelle che sono state i risultati dei circoli. Cupero addirittura però parla di una possibilità di ribaltone a favore di Orlando. Tu come la vedi? Io la vedo così, che 260.000 voti di tesserati rispetto ad una proporzione, possiamo immaginare intorno ai 2 milioni
di partecipanti al voto del 30 aprile, è chiaro che come dire, il rimescolamento delle carte è sempre possibile, però vedo che i sondaggisti dicono che sostanzialmente dovrebbe essere rispettata la proporzione del voto nei circoli, quindi 7 a 3. Io propenderei a credere che i sondaggisti abbiano, una volta tanto, abbiano ragione. Cioè, io penso che l'elettorato, quelli che andranno a votare per il PD, voteranno per un PD renziano, non per un PD antirenziano. Senti Marco, come giudichi la vittoria di Renzi nelle sezioni sia di Orlando a Roma sia di Emiliano a Bari? È una bizzarria oppure è un indice preciso che il PD è Renzi? Tu come la giudichi? Io la vedo così, come hai detto tu, cioè il PD è largamente Renzi. Per quello che riguarda Emiliano si potrebbe anche dire tanto rumore per nulla, perché Emiliano non ha vinto neanche nelle sue zone, quindi non ha raccolto quella fascia, come dire, di populismo del sud a cui lui puntava, un po' come De Magistris a Napoli, eccetera. Per quel che riguarda Orlando è stato, come dire, penalizzato dal fatto che quelli che avrebbero potuto votare per lui in realtà sono quelli stessi che se ne sono andati, cioè avrebbero potuto votare per lui Bersaniani, Dalegnani e tutto quel tipo di personale politico che se n'è andato e ha fondato un altro partito. Quindi è chiaro che Orlando è stato penalizzato da questo e quindi il risultato, che è al di sotto, sicuramente al di sotto delle sue attese, il 25,3%, secondo me si spiega col fatto che nelle sezioni chi stava con D'Alema, chi stava con Bersani se n'è andato, quindi non ha votato Orlando. La conclusione è che il partito è sostanzialmente renziano, Ok. largamente renziano. Ultima domanda. Il governo, ecco, siccome in aprile, prima del 30, dovrà presentare a Bruxelles i conti per tappare il buco di 3 miliardi e qualche cosa di euro, ne esce più forte a questa, come dire, questa incombenza, lo mette in una posizione di forza, oppure a un certo momento, secondo te, resta a bagnomaria, chiamiamolo così. Ecco, che cosa pensi tu? È molto difficile, i corni del dilemma sono entrambi difficili da, come dire, da prevedere, perché la manovra è inevitabile, la manovra avviene, come hai detto tu, prima, sarà nota prima delle elezioni di ogni tipo, sia delle primarie che delle amministrative di maggio. Credo che sia in corso una trattativa tra Renzi da una parte e Padoan e Gentiloni dall'altra per fare in modo che questa manovra da una parte soddisfi i requisiti le richieste di Bruxelles, dall'altra non appaia come punitiva del contribuente o comunque una stangata fiscale. Su questo Renzi credo che sia assolutamente risoluto. Il punto è se si riesce a quadrare il cerchio, cioè a mettere insieme le due cose. Quindi il governo credo che abbia in questo momento una missione molto difficile per poter soddisfare l'esigenza politica del suo socio di maggioranza, che è il Beh, Partito Democratico di Matteo Renzi. ti ringrazio moltissimo, come sempre, Sono io che ringrazio te, Gianni. preciso e chiaro. E questa è la tua caratteristica. Grazie e buon Grazie, lavoro. grazie. Grazie anche a te, buon lavoro.